Salutiamo tutti quanti. Buongiorno Francesco. Buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro, forte e chiaro. Bene, bene. Allora, intanto buongiorno da Travel Open Training a tutti i nostri affezionati amici. Scusami Francesco se mi permetto di salutare qualcuno dei nostri veramente assidui amici tipo Francesco Conta, che diciamo è uno dei tanti, Pietro Romano, che tra l'altro, grazie Pietro per i saluti, me li hanno riferiti. Io purtroppo non sono stato al TTG per gli altri impegni e quindi colgo l'occasione per salutare tutti quelli che sono passati in fiera a salutarmi, ma purtroppo ero impegnato qui a Roma. Oggi siamo qui con Francesco Paradisi della NCL, un pezzo da 90, sia lui sia la NCL, anzi la Norwegian Cruise Line. Dico bene, Francesco? Sì, dici bene, va detto tutto presteso. Bravo. A volte conviene abbreviarlo per questioni di spazio, come adesso lì scritto lì vicino al nome tuo sulla webcam, perché altrimenti non c'entrerebbe, ma è un nome che va detto per esteso. Allora, Ma va benissimo anche la sigla NCL, va benissimo. sì, anche perché penso che vi conoscano benissimo anche se li abbreviamo. Comunque, insomma, è bello ricordare la Norwegian Cruise Line, che ormai da tanti anni fa qualcosa di molto di più di una crocerina sui fiordi. Dico bene, ormai siete andati Assolutamente oltre. sì, no, assolutamente sì, siamo andati oltre, diciamo siamo andati un po' oltre. Oggi speriamo di attirare l'attenzione con una grandissima novità che abbiamo presentato al TTG, ma che oggi andremo a spiegare un po' meglio a tutti gli amici e agenti di viaggio connessi. Sì, anche perché tanti magari come me non hanno avuto la possibilità di venire al TTG e data l'importanza della novità, penso che sì, sia il caso di farlo sapere a tutti quanto siete bravi, no? Quindi avete fatto una cosa veramente nuova, veramente unica. Sì, abbiamo fatto, diciamo, un lavoro molto forte sul prodotto e poi durante la presentazione lo andremo a spiegare e di conseguenza avevamo l'interesse tramite uno strumento come il vostro, che è oggi uno dei migliori da un punto di vista di training online, di poter andare appunto a toccare, a contattare un vastissimo numero di agenti di viaggio, chi magari è già passato al nostro stand al TTG o chi magari invece per motivi contingenti non è potuto venire né a Rimini né magari passare al nostro stand. Quindi è importante questa prima sessione, non sarà la sola, nelle prossime settimane andremo avanti fino alla metà di dicembre, dopo presenteremo un po' l'agenda dei prossimi webinar intorno a questa novità, quindi siamo pronti per raccontare tutte le cose nuove e belle di Norwegian Cruise Line alle agenzie di viaggio. Io ne approfitto, Massimo, vedo un po' di amici. Mi piacerebbe poter conoscere tutti gli agenti di viaggio, ma vedo qualcuno in particolare, appunto anch'io saluto ben volentieri Pietro Romano, Claudio Giuliani, ovviamente che ricordo connesso da Lugano, quindi insomma abbiamo proprio la parte estera che ci saluta, e la Rosso Corallo, Luca Rosso Corallo che ci ha onorato della sua presenza, e ovviamente è collegata anche Renata Pucci di Norwegian Cruise Line, che quasi tutte le agenzie di viaggio conoscono, e oggi doveva essere con me a fare la presentazione, ma era in effetti in un altro meeting e non è riuscita a saltare su come relatrice. Benissimo, tra l'altro se Renata più avanti dovesse avere tempo e desiderio di dire qualcosa, gli possiamo anche abilitare il microfono. Quindi, intanto io direi di rispettare l'orario per tutti coloro che sono stati puntuali, come al solito, come dico sempre io. Leggo velocissimo solamente Sabrina di Viaggia con noi, che aveva problemi audio. Sabrina, la trasmissione è assolutamente ok, quindi se vuoi magari mi contatti direttamente in sede se ti posso essere d'aiuto, però è probabilmente un problema strettamente tuo. Se vuoi magari prova a riavviare il browser.
Allora, Francesco, lascio a te la parola. Ciao anche a Renata, scusami, effettivamente non ti ho salutato. Ti lascio la parola e ci sentiamo alla fine del webinar. Sì, noi iniziamo. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti nuovamente da Norwegian Cruise Line. E boh, il webinar è sempre un po' particolare, no? Da una parte sembra la radio, da un'altra sembriamo matti che guardiamo un computer, quindi scusate magari le facce allucinate che vedrete durante la presentazione. E il PDF delle slide, leggo lì una domanda, lo potrete poi avere alla fine della presentazione. E direi che possiamo partire. Partiamo innanzitutto con un video che lancerà poi direttamente il nostro regista e iniziamo appunto con il video. Hai voglia di partire per una crociera premium senza alcuna restrizione, potendo usufruire di tutti quei piccoli extra speciali inclusi nel prezzo? Sei libero di farlo. Benvenuto in Premium All Inclusive, solo con Norwegian Cruise Line. Inizia la giornata in maniera rilassante, assaporando l'aroma di un caffè preparato al momento nella tua cabina. Goditi la vista sul mare mentre pranzi in totale relax, bevendo un buon bicchiere di vino. Termina il pasto con un delizioso espresso macchiato. Comincia la tua serata in maniera frizzante con ottimi cocktail e vivaci conversazioni. Con Premium All Inclusive di Norwegian sono inclusi nella quota crociera i vini al bicchiere, le birre e un'ampia selezione di cocktail, liquori e bevande analcoliche. Giorno e notte. Sentiti libero di esprimere la tua vena gourmet assaporando un universo di eccellenza culinaria. Cena quando e dove vuoi, secondo la voglia del momento. Prova i nostri ricchi buffet con postazioni per piatti preparati al momento e i nostri ristoranti informali. Non perderti i nostri eleganti e raffinati ristoranti principali, dove vengono serviti dei veri e propri banchetti. Tranquillo, tutto questo è già incluso nel prezzo della tua vacanza. E se ti viene un languorino di notte, hamburger succolenti, birra ghiacciata e altro ti aspettano tutti i giorni 24 ore su 24 nel nostro accogliente pub. O cena in grande stile in uno dei nostri ineguagliabili ristoranti di specialità con solo un piccolo sovrapprezzo. Il nostro equipaggio si occuperà di tutte le tue esigenze. Alle mance ci abbiamo già pensato noi. E non è tutto, la quota include tanti altri bonus. Sentiti libero di usufruire delle nostre modernissime palestre e dei fantastici programmi di animazione per ragazzi e teenager. Gioca tutto il giorno in piscine, vasche idromassaggio e parchi acquatici adrenalinici. Prova le pareti d'arrampicata e i parchi avventura sul mare, dove potrai camminare su una passerella di legno sospesa sull'oceano. È sempre ora di divertirsi ed è tutto incluso. Goditi la notte con un intrattenimento di prima classe, è a portata di mano. Assisti agli spettacolari musical di Broadway, agli show, ai concerti di musica dal vivo e ai cabaret. A bordo trovi tutto questo. Vuoi vivere nel lusso? Sono tantissimi i benefici e i bonus disponibili con la nostra esclusiva The Haven by Norwegian. Goditi una crociera senza compromessi con Premium All Inclusive di Norwegian Cruise Line. Mi sentite di nuovo? Spero di sì. Sì, direi di sì, che è tutto ok. Allora, beh, con l'ultima parte, la sfumata sul rumore del mare, siamo stati trasportati in effetti in piena navigazione. Ormai Premium All Inclusive non è più una novità, quindi abbiamo lanciato subito il video per farvi capire di cosa andremo a parlare oggi nello specifico. Rapidamente una piccola agenda di quello che sarà il webinar di oggi. Parleremo di Norwegian Cruise Line in generale, ma molto molto poco, perché spero che gran parte di voi già conoscano il nostro prodotto. Ci saranno due sondaggi durante il corso del nostro webinar. Parleremo chiaramente del Premium All Inclusive, della flotta, libertà e flessibilità sul mare che garantisce Norwegian Cruise Line, gli itinerari 2018-2019 in senso generale, poi vedremo perché, e poi un breve accenno sulla relazione tra noi e tutti i nostri travel partner, ok? Ma prima di iniziare il webinar abbiamo bisogno di una cosa importante, cioè quello di ricordarvi che l'esperienza webinar non finisce qui.
Oggi, 17 ottobre, siamo a presentare il Premium All Inclusive in senso generale, ma il 31 ottobre saremo di nuovo qui sulla stessa piattaforma con Travel Open Training a presentarvi i Caraibi e il Premium All Inclusive. Quindi, a spiegarvi come la navigazione ai Caraibi, le nostre crociere ai Caraibi sono ottimizzate e migliorate da questo servizio Premium All Inclusive. Stessa ora, ma il 31 di ottobre. Il 15 novembre, alla stessa ora, invece, vi racconteremo come andare in Alaska e alla Hawaii, e alle Hawaii sarà molto, molto più facile usufruendo del Premium All Inclusive. 15 dicembre, quindi a ridosso del Natale, ora oltre a farci gli auguri natalizi, faremo un percorso, una navigazione intorno alle crociere in Europa. Quindi vi racconteremo come il prodotto Premium All Inclusive va ad ottimizzare le nostre crociere in Europa. E questo è una cosa particolare. Quindi non perdete gli altri webinar, non saranno lo stesso, lo dico a chi è già connesso, e non sarà la stessa cosa, saranno quattro webinar distinti che vi porteranno a conoscere tutto l'universo Norwegian Cruise Line. Prima di partire, io prego il nostro regista di inviare il sondaggio. Mi permetto di inserirmi solo per ricordare a tutti quanti, per votare basta cliccare sul sì o no. Ok, fatto, fatto, fatto. Beh, vedo che insomma, la domanda era piuttosto facile. Conosci la filosofia NCL? Ok, sì. E mi sembra di capire che all'unanimità il prodotto sia conosciuto. E io vedo un sacco di chat di tutti i tipi che appunto ringraziano e salutano Renata. Sicuramente la conoscenza del nostro prodotto sul mercato italiano è dovuta nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, proprio al lavoro di Renata. Quindi colgo anche l'occasione per ringraziarla ed essere stata in grado di creare, no, tutto questo interesse intorno al nostro prodotto. A questo punto, visto che conosciamo tutti più o meno la filosofia Norwegian, andiamo avanti a scoprire nello specifico meglio di cosa si tratta. Rapidamente il prodotto e poi chiaramente il Premium All Inclusive. Norwegian Cruise Line è oggi uno dei tre brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holding. Siamo una compagnia quotata in borsa. Ad oggi, anzi, è notizia di una settimana fa, siamo stati inseriti tra le 500 compagnie a livello finanziario più influenti al mondo. Questo non serve a nulla, a parte qualcuno di voi che magari ha acquistato dei grossi pacchetti azionari di Norwegian Cruise Line, ma al di là di tutto serve a garantire una solidità finanziaria ad un gruppo e di conseguenza anche al vostro cliente, al vostro passeggero. Del nostro gruppo fanno parte Oceania Cruises e Regent Seven Seas. Come sapete, noi siamo tre brand distinti, quindi non li proponiamo insieme. Quindi né io né Renata siamo, diciamo, promotori dei due brand Oceania e Regent. Daniela dice che non si sente, spero che invece sia un problema suo, perché mi sembra che per gli altri sia tutto a posto. La compagnia è una compagnia che oggi è a 50 anni, 51 anni a dicembre, e la cosa principale, cioè nata nel 1966, la compagnia è nata con un'idea di innovazione. Quindi quando voi pensate a Norwegian Cruise Line, pensate sempre a un leader in termini di innovazione. Abbiamo portato sul mare il freestyle, abbiamo inventato un concetto completamente nuovo di fare crociera che oggi si è evoluto nel feel free, e tutte le nostre navi sono in grado di garantire gli stessi servizi. Quindi questa è una cosa fondamentale. In molti oggi stanno iniziando a copiare i nostri concetti, ma rimane il fatto che la nave va pensata a monte prima di disegnarla a livello proprio, diciamo, ingegneristico, per poter garantire questo tipo di servizi.
Ad oggi siamo la flotta più giovane del Nord America, con 15 navi già in mare e, come ripeto, tutte in grado di garantire l'esperienza premium all inclusive a bordo. Questo è un aspetto importante. Questa slide è paradossalmente una delle più importanti del webinar, prima di affrontare il concetto di premium all inclusive vero e proprio. Perché? Per dare alle agenzie di viaggio la chiara percezione di dove collocare Norwegian Cruise Line. Per molti anni, negli ultimi, diciamo, 6 anni, Norwegian ha navigato, permettetemi il termine, nelle acque, diciamo, intermedie, quindi quello che a livello di crociera veniva considerato il segmento budget contemporaneo. Ok? Compagnia americana, buoni prezzi, un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma chiaramente, come tutte le cose, poi c'è un'evoluzione. Noi abbiamo fatto un'evoluzione importantissima, soprattutto in termini di hardware del prodotto e in servizi, in qualità dei servizi. Oggi Norwegian, da un anno e mezzo, diciamo, siamo riusciti ad inserirla di diritto nel segmento premium. Quindi, i nostri competitor, quando voi pensate a Norwegian Cruise Line, voi dovete collocarla esattamente nello stesso segmento di Celebrity Cruises, Holland America, Princess e Disney. Penso a Disney perché? Perché la nostra famiglia, o meglio, la famiglia che sceglie di viaggiare su una delle nostre navi è la stessa famiglia che sceglie di viaggiare su una nave Disney, molto lontana da prodotti che sono oggi collocati in un altro segmento di mercato, assolutamente validi, assolutamente interessanti, ma in un altro segmento di mercato. Quindi che succede? Che ci siamo allontanati in modo forte da quello che è la battaglia del prezzo, soprattutto sui mercati europei, e lavorando però su una qualità di servizio. Ok? Questo vuol dire che Costa, MSC, Royal Caribbean, Carnival oggi per Norwegian Cruise Line sono punti di riferimento superati. Ok? Questo non vuol dire che non ci sentiamo più vicini a quel tipo di prodotto, ma proprio il fatto che voi dovete imparare a proporre il nostro prodotto al giusto target, al giusto cliente e non avvicinarlo sempre ad un prodotto che, volente o nolente, per necessità di mille tipi, ha molto spesso una facilità di vendita in base anche al pricing più aggressivo. Quindi voi dovete pensare a Norwegian Cruise Line come un resort di lusso sul mare. Ok? Pensate ai sandal, pensate a beachcomber, pensate a tutto ciò che voi oggi vendete, non necessariamente ad un lusso sfrenato, ma ad un livello medio-alto. Bene, quel tipo di prodotto è paragonabile al servizio che oggi garantisce Norwegian Cruise Line sulle 15 navi in mare. Rapidamente, dove siamo diversi? Dov'è diversa Norwegian Cruise Line? Premium All Inclusive è un concetto nuovo e completo di All Inclusive, quindi conosciamo tutti la parola All Inclusive, sappiamo tutti cosa vuol dire avere le bevande, vuol dire avere tutta una serie di servizi. Per noi, principalmente, vuol dire garantire relax e servizi al cliente. Vuol dire poter avere un cliente che arriva nella vostra agenzia, voi potete fare un preventivo completo, il vostro cliente salirà a bordo con la consapevolezza totale di non dover spendere altro all'infuori di quello che ha pagato in agenzia. Quindi questo è un vantaggio enorme nell'approccio alla vacanza. Dimenticatevi il fatto che il nostro prezzo forse sarà un po' più alto rispetto al panorama generale della crocieristica. Ma attenzione, state garantendo un'esperienza di relax completamente diversa al vostro cliente. Servizi e qualità, per noi è un must, è lo standard, ok? Lo standard elevato per un cliente estremamente esigente. A noi piace avere un cliente coccolato, rispettato e chiaramente ci piace avere un cliente che capisca e comprenda il nostro prodotto, ok? Completa libertà a bordo. Intrattenimenti adatti a tutti, piscine, piscine, water park, palestre, lussuose spa. Come dicevo prima, un grande resort che naviga nella consapevolezza di poter soddisfare le esigenze dei più giovani, quindi dei nostri bambini, ospiti, piccoli crocieristi, fino chiaramente alle esigenze di un passeggero più adulto con
delle necessità diverse. Varietà di ristorazione. Non esiste oggi nessuna compagnia di crociere al mondo in grado di offrire la varietà ristorativa di Norwegian Cruise Line. Nessuna compagnia oggi del nostro segmento è in grado di garantire lo stesso standard qualitativo. Chi ha visto le nostre navi avrà visto tanti ristoranti. Io vi ricordo che ogni ristorante ha la propria cucina indipendente. Intrattenimenti teatrali premiati, questo vuol dire show di Broadway, musica live, produzioni nostre come Norwegian Cruise Line. Quando parliamo di show di Broadway, non parliamo di un prodotto che scimmiotta lo show di Broadway, quindi accessibile, no? In modo facile. No, noi abbiamo portato a bordo il cartellone di Broadway. Vi do due esempi. Sulla Norwegian Epic abbiamo in cartellone Bar on the Floor, abbiamo in cartellone Priscilla, la regina del deserto, ed è lo stesso show che noi possiamo vedere nel teatro di Times Square piuttosto che di Londra o di Parigi. Sulla Bliss, che arriverà ad aprile, ci sarà lo show Jersey Boys, che ha avuto modo anche in Italia di vederlo l'anno scorso. È uno show incredibile. Beh, noi portiamo a teatro il nostro passeggero, non nel teatro della nave. Quindi è un approccio completamente diverso. Flotta moderna, 15 navi nuove o rinnovate completamente. Ci siamo anche resi conto che le unità più datate avevano bisogno di un totale refresh. Le abbiamo rimesse in cantiere, un mese intero di cantiere su tutte le unità più anziane della flotta per portarle allo stesso livello delle unità più nuove. E poi una scelta di cabine incredibile. Da Norwegian Cruise Line noi teniamo estremamente alto in considerazione il nostro passeggero, il passeggero che viaggia single, che può scegliere gli studio, quindi una cabina pensata e dedicata alle esigenze del single, non solo per il fatto di non avere il supplemento, ma anche per avere un'area completamente dedicata alle esigenze dei single, poi chiaramente interne, esterne, balcone, mini suite e il nostro The Haven by Norwegian. Cosa fondamentale, tutte le nostre suite possono ospitare da 5 a 6 passeggeri. Ma andiamo avanti. Cosa cambia? Conoscete il prodotto? Avete capito che Norwegian Cruise Line è una compagnia americana, una compagnia internazionale che ha una varietà enorme di destinazioni. Cosa cambia? E perché il nostro all-inclusive è premium? È premium perché noi siamo a questo punto molto vicini, manca proprio poco poco poco, a garantire gli stessi servizi che oggi vengono garantiti, per esempio, sulle nostre due linee di lusso, Regent e Oceania. Cosa succede? Che da 2 giorni, quindi dal TTG, dal 12 di ottobre, il nostro prodotto, il prezzo del nostro prodotto è cambiato completamente. Ed è cambiato in meglio, nel senso che dentro al prezzo non trovate più solamente le tasse portuali che erano già nel prezzo, ma oggi trovate una scelta di bevande incredibili, che vuol dire alcoliche, superalcoliche, soda, il che vuol dire vino ai pasti, fuori dai pasti, vuol dire birra ai pasti, fuori dai pasti, vuol dire cocktail, vuol dire whisky, vuol dire qualunque tipo di bevanda, ok? E questo nell'arco delle 24 ore, in tutti i ristoranti, in tutti i bar, in tutte le lounge della nave, in piscina, H24, ok? Non è un pacchetto bevande ai pasti, non è un pacchetto bevande che si aggiunge a un qualcosa, no, è lo standard ed è un qualcosa di incredibile, è in assoluto la scelta più completa da un punto di vista di bevande incluse nel prezzo. Da un punto di vista di in più abbiamo chiaramente le tasse di servizio e le mance. Vi ricordate il problema delle mance? Ah, ma il mio cliente sale a bordo e poi dopo dovrà pagare e le bevande e le mance. Non più, nessun problema. Norwegian ha già provveduto al saldo delle mance, quindi nessuna tassa di servizio su nessuna bevanda consumata a bordo. Vi ricordo che tutte le navi, questo vale per tutte le compagnie. Nel momento in cui si va ad acquistare una bevanda, oltre al prezzo della bevanda, abbiamo sempre un 18% di sovracharge, più chiaramente le tips se le vogliamo aggiungere. Noi abbiamo già incluso tutto nel prezzo. Da un punto di vista, vedo che Renata ha già risposto prontamente alla domanda
di Max per quanto riguarda le limitazioni sulle bevande. Di fatto non ci sono limitazioni. Tutto ciò che il cliente andrà a scegliere a livello di bevanda, quindi che sia birra, che sia vino al bicchiere, che sia un superalcolico o un cocktail, ha un limite di 15 dollari al bicchiere. Ora, 15 dollari al bicchiere vuol dire che siamo oltre il livello premium. Ok? Nel nostro menu, per esempio, parlando di cocktail, ci sono uno o due cocktail che eccedono i 15 dollari, arriviamo a 18 dollari e 50. Bene, se noi dovessimo scegliere quel cocktail, andremo a pagare solo ed esclusivamente 3 dollari e 50. Ok? Quindi la differenza. Però ripeto, è veramente un caso a parte. Di tutte le bevande, l'unica bevanda fruibile, magari per una cerimonia o una cosa del genere, è lo champagne che l'abbiamo lasciato a parte anche per dare la possibilità a chi vuole festeggiare in modo privato, in modo diciamo diverso, la possibilità di poterlo fare. Oltre a questo c'è una selezione di caffetterie ai pasti in tutti i ristoranti, che vuol dire il famoso caffè espresso, tra l'altro lavazza a bordo delle nostre navi, è incluso nella quota di crociera, vuol dire cappuccino la mattina, espresso a volontà, ok? Questo perché noi abbiamo delle caffetterie e abbiamo dei ristoranti, ma abbiamo anche un ristorante 24 ore su 24, che è anche un bar. Di conseguenza, potete utilizzare quel ristorante, potete suggerire ai vostri clienti di utilizzare quel ristorante e l'espresso sarà gratuito non solo ai pasti principali, ma anche durante la giornata. Questo è un piccolo segreto che vi rivelo. Quindi, di conseguenza, cosa succede? Che rimangono a parte, rimane da pagare veramente pochissimo. Rimane la spa, rimangono le cose, le spese personali. Ok? In questa slide vedete chiaramente cos'è incluso nel prezzo. Una cosa che per me è fondamentale, perché noi avevamo già previsto da anni il fatto di garantire sempre acqua caraffata in tutti i bar, in tutte le lounge, in tutti i ristoranti. Noi non abbiamo mai imposto l'acquisto della bottiglia chiusa, quindi dell'acqua minerale. Ok? Questo rimane. Nel momento in cui il nostro passeggero si siede in un ristorante o in un bar, chiede da bere, viene sempre fornita l'acqua caraffata. Ok? Quindi nessun problema da un punto di vista di sete. Non facciamo morire di sete nessuno. In più, però c'è una cosa che per me è bellissima, un regalo bellissimo. Il primo giorno di crociera io entro in cabina, apro la mia cabina, la prima cosa che trovo, oltre al welcome di benvenuto, tutte le varie cose, trovo una cassetta d'acqua minerale per persona, per settimana. Il che vuol dire che se io sono in una doppia, troverò 12 bottiglie d'acqua che mi accompagneranno durante la mia crociera, le posso utilizzare la sera. Per bere senza dover utilizzare il minibar, posso utilizzarle quando faccio sport, posso portarmele fuori quando vado in escursione, posso fare quello che voglio. Vuol dire che una famiglia di quattro persone viene letteralmente coperta d'acqua, ok? E questo lo sottolineo perché l'acqua è una di quelle tantissime cose dove molti passeggeri, tornando dalla crociera, si lamentano e dicono: però il prezzo era buono, ma ho speso 300 o 400 dollari d'acqua. Se non addirittura vedere quella cosa bruttissima, dove molti passeggeri, per evitare i costi aggiuntivi, in porto, negli scali, si portano poi le bottiglie d'acqua a bordo. E questo, in effetti, in una crociera non dovrebbe succedere perché partiamo tutti per fare una vacanza rilassante. Quindi qui vedete tutto quello che è incluso. Vasta gamma di bevande premium. Per quanto riguarda i minori, quindi i bambini, chiaramente garantiamo un all inclusive anche per loro, con bevande analcoliche, quindi dalla Coca-Cola a tutti i vari succhi, aranciate, insomma, tutto quello che c'è di non alcolico. Una cosa importante riguardo alla tassa di servizio e le mance è questa. Fino all'altro ieri, sulle nostre navi, la prima cosa che il passeggero trovava all'interno del suo conto cabina era l'addebito delle mance. 14 dollari al giorno a persona. Poi poteva scegliere di cambiarle, variare, fare come voleva, ma le vedeva, ok? Quindi sembrava quasi che la compagnia gli stesse iniziando, no, a togliere una quota dal suo portafoglio. Bene, il nostro conto cabina partirà da zero, ok? Il cliente non ha idea di quanto possano costare le mance,
non ci sarà nessun vincolo perché sono già nel prezzo. Ok? Quindi il cliente parte da zero. Se poi aggiunge delle piccole cose, vedremo quali, a quel punto avrà un conto da saldare. Se no, scenderà e non avrà spese aggiuntive. Da un punto di vista di passeggeri suite, qui siamo andati oltre. Voi sapete che una delle particolarità di Norwegian Cruise Line è quella di avere una serie di ristoranti oltre alle 6 o 7 scelte già incluse nel prezzo. Questo io lo ricordo sempre. Norwegian Cruise Line di base ha 6 ristoranti inclusi nel prezzo. Sulle navi Getaway, Breakaway, Escape e così sarà anche sulla Bliss, la scelta dei ristoranti inclusi nel prezzo, compreso il 24 ore, arriva a 7. Okay? Poi c'è una selezione enorme di ristoranti diversi, tematici, che hanno una fee d'ingresso, sono alla carta. Ma chiaramente questi sono a scelta del cliente. Possiamo scegliere di andare a cenare alla churrascheria e pagare 20 dollari, come invece utilizzare liberamente i ristoranti inclusi nel prezzo. Chi invece ospita nelle nostre suite avrà in più a tutto quello che abbiamo già visto anche il pacchetto ristoranti, con inclusa la cena alla steakhouse, tapagnaki, bistrò, la cucina, Margaritaville e la churrascheria. 250 minuti di wifi gratuito per suite e un credito di bordo di 100 dollari. È chiaro che, come in tutte le cose, come si dice, chi più spende, meno spende, nel senso che viene garantito un servizio diverso rispetto allo standard. Ok? E qui ve lo ricordo rapidamente. Le categorie interessate da questo servizio aggiuntivo sono le H e le S, quindi tutto quello che fa parte del nostro mondo suite o The Haven Suite. Ok? Allora, qualche informazione sul Premium All Inclusive. È facile da proporre. Perché? Perché non dovete più pensare ai costi aggiuntivi. Questo è fondamentale, dimenticatevi del prezzo più alto, meno costoso. È un prezzo finito, ok? Questo è quello che dovete trasmettere al vostro cliente. Vale su tutte le navi e su tutte le destinazioni, ok? L'unica eccezione la fa al momento la Norwegian Sky, che fa delle crociere diverse di 3-4 giorni da Miami offrendo un servizio diverso. Ma per il resto, tutta la nostra programmazione è in formula Premium All Inclusive, ok? Cosa ancora più importante? Non è una promozione, non è valida dal al, non dovete impazzire sulle categorie di cabina. Ok? Questo prezzo, tutto ciò che è incluso, si applica a partire dalla cabina garantita. Ok? Non c'è la cabina chiamata in un certo modo che ha determinati optional e un'altra che non ce li ha. No, se voi trovate sul nostro sistema, tramite noi, tramite i nostri partner, il leading price, anche con Leading Price ha tutto quello che vi abbiamo adesso raccontato, incluso nel prezzo. È oggi il prodotto croceristico più completo del mercato. Ok, non esiste oggi compagnia in grado di garantire uno standard di servizi così alti, uno standard di bordo completo, un mix quasi perfetto tra le esigenze degli adulti, le esigenze dei ragazzi più giovani e realmente il pensiero di fare una vacanza rilassata. Ok? Quindi, l'abbiamo detto, rilassante per il passeggero, nessuna sorpresa in termini di costi aggiuntivi. Io questo lo sottolineo perché mi è capitato tantissime volte, faccio questo mestiere da diverso tempo, ok? Quindi diciamo che navigo in acque croceristiche da ormai 20 anni e in effetti una delle cose, soprattutto negli ultimi anni, quando il mondo delle crociere è cambiato, è diventato più accessibile, i prezzi si sono abbassati, beh, una delle cose è sempre stata quella di subodorare un po' che la nave da crociera in realtà fosse un po' un trappolone, no? Nel senso che ti faccio pagare poco il biglietto di crociera, ma poi a bordo ti tolgo tutto quello che posso togliere. Ecco, con Norwegian Cruise Line questo non succede. Vi faccio una premessa, chiaramente Norwegian Cruise Line non è e non cerca neanche di essere il prodotto più economico del mercato. Diciamo che la riflessione che abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, quando siamo partiti con il Premium All Inclusive sul mercato tedesco, è stato quello di ripensare alle crociere 50 anni fa. Cioè, cos'era la nave da crociera 50 anni fa? Cos'era 20 anni fa? Era un mezzo per scoprire il mondo, però doveva garantire
dei servizi e uno standard qualitativo importante. L'abbiamo capito e abbiamo fatto sondaggi a bordo e abbiamo scoperto che i nostri clienti, il nostro passeggero, cercava questo, era disposto a pagare 100 euro in più, 100 dollari in più, ma avere un servizio diverso. E allora noi siamo andati in quella direzione. Siamo andati in una direzione di qualità, siamo andati in una direzione che è quella di garantire un servizio ai nostri agenti di viaggio, ai nostri passeggeri a bordo. Ok? Una cosa importante, tutto questo è commissionabile per l'agenzia di viaggio. L'unica cosa che rimane fuori dalla commissione è la tassa portuale. Chi ci conosce sa che le nostre tasse portuali di comporto a caso a Venezia sono di 85 euro, quindi non stiamo parlando di un impatto enorme di ciò che non è commissionabile. Quello che invece è fuori da un punto di vista di Norwegian Cruise Line è l'assicurazione, ma questo perché oggi, ahimè, è la verità, ci sono in giro più assicurazioni che tour operator, lo sapete, quindi ogni agenzia ha, diciamo, la sua globi di fiducia, dico globi, non me ne vogliano colleghi dell'assicurazione, la prima che mi è venuta in mente, ma a cui potersi affidare. Dall'altra parte, gran parte del nostro prodotto è, diciamo, venduto, proposto da nostri tour operator partner. Io ora non li nomino perché sicuramente farei torto a qualcuno non ricordandomeli tutti a memoria, ma chiaramente il tour operator partner va ad aggiungere al pacchetto l'assicurazione piuttosto che tutta una serie di servizi. Premium All Inclusive Plus, ok? C'è già una cosa importante. Tutto quello che io vi ho raccontato finora vale per le crociere fino a 7-8 giorni, ma ci sono nel nostro universo anche delle crociere più lunghe, crociere di 9 giorni. Ok, da 9 giorni in su. Beh, a quel punto abbiamo capito che un passeggero che rimane a bordo per più tempo probabilmente ha anche delle esigenze diverse. E allora, per una selezione di crociere da 9 giorni in su, e queste poi cambiano di mese in mese, abbiamo aggiunto delle cose ulteriori. Abbiamo aggiunto 250 minuti di connessione Wi-Fi, il telefono dalla cabina, quindi la possibilità di con un pacchetto di telefonate dalla cabina. La riduzione per hotel pre-post, questo nel caso in cui la prenotazione venga fatta direttamente dall'agenzia presso di noi, e una riduzione volo anche in questo caso nel momento in cui il volo viene prenotato tramite il nostro canale Norwegian Cruise Line. Stiamo poi verificando come poter diciamo, gestire questo tipo di promozione anche tramite i nostri tour operator partner e sicuramente troveremo una soluzione idonea a questo tipo di piccola problematica. Quindi, ricapitolando, premium all inclusive, incluso bevande alcoliche e super alcoliche, incluso soda e un box di acqua minerale per passeggero per settimana, service charge e munch, 6 o 7 scelte ristorative diverse. Quando parlo di scelte ristorative, chi conosce il nostro prodotto sa come funziona. Chi non lo conosce immagina molto spesso, ipotizza al buffet, sì, questi hanno riempito le navi di buffet ed è tutto facile. No, no, attenzione, la nostra è una ristorazione di qualità. Parliamo di ristoranti serviti seduti. Abbiamo due ristoranti, due o tre ristoranti principali in funzione la mattina per la colazione, a pranzo in alcuni momenti quando la nave è in navigazione e la cena dalle 5 alla mezzanotte. Ok, in quel lasso di tempo posso andare al ristorante come voglio, quando voglio, senza dover prenotare, senza dover necessariamente condividere la mia vacanza con chi io non voglio condividere. Ok? Poi chiaramente ho il buffet aperto 18 ore al giorno, ho il ristorante 24 ore al giorno, ho una selezione di un ristorante asiatico incluso nel prezzo, ho tutti i grill esterni. Realmente una copertura ristorativa incredibile. Snack 24 ore su 24, cosa fondamentale, sempre tornando al discorso dei servizi, okay? E della qualità, colazione in cabina, tutte le nostre cabine, dall'interna garantita alla suite ovviamente, garantiscono la colazione in cabina, gratuita, inclusa nel prezzo. Perché? Perché la crociera è una coccola, perché la crociera è un viaggio di qualità e quella settimana il nostro passeggero deve poter
poter fruire al 100% dei nostri servizi. E la colazione in cabina è da sempre un must e uno standard che va rispettato e di conseguenza noi non l'abbiamo mai eliminato. Vi ricordo inoltre che a partire dalla cabina esterna, tutte le nostre cabine hanno macchina del tè e macchina del caffè in cabina. Incluso espresso lavazza ai pasti, quindi grande selezione di caffetteria e, come vi dicevo prima, come piccola tips, utilizzando il nostro ristorante 24 ore su 24, l'espresso lavazza diventa 24 ore su 24 fruibile. Programmi per bambini e adolescenti, sapete che Norwegian Cruise Line adora le famiglie con bambini. Abbiamo creato intrattenimenti di tutti i tipi a bordo delle nostre navi e nei prossimi webinar andremo a presentare alcune di queste novità incredibili. Tra l'altro, la Bliss, vi ricordo, sarà la prima nave sui mercati internazionali a proporre la pista di go-kart, quindi è una cosa veramente incredibile. E gli spettacoli sono in inglese, si vedono lì una domanda. E sono in inglese perché rispettano la versione originale del musical. È chiaro che il nostro prodotto rimane un prodotto internazionale a livello generale. Ok? Palestra, piscine, jacuzzi, tasse governative e portuali, tutto veramente incluso nel prezzo. Flotta. Vediamo ora dove, no? Tutto questo avviene, cioè nel senso, vi abbiamo raccontato il servizio, vi abbiamo raccontato tutto quello che il nostro prodotto è in grado di garantire a bordo, però poi vediamo dove realmente queste cose avvengono. La flotta Norwegian Cruise Line oggi è oddio, Pietro, qual è la tua domanda? Ce la siamo persa. Aspetta, la vediamo dopo. Dicevo, scusatemi, la nostra flotta 14 navi internazionali vuol dire navi vendute su tutti i mercati del mondo. Ricordo che Norwegian Cruise Line oggi ha 10 uffici sparpagliati per tutto il mondo e queste navi sono vendute su tutti i mercati internazionali. Una nave, e anche qui Norwegian è stata leader, è stata innovatrice da questo punto di vista, pioniera, via, mettiamola così. Con la Norwegian Joy noi abbiamo pensato e concepito la prima nave al mondo dedicata interamente ai mercati asiatici. Ok? Quando dico questo, noi non ci siamo limitati a portare una nave a Shanghai. No, abbiamo costruito una nave esattamente per quel mercato, cioè una nave con delle esigenze per il passeggero asiatico e cinese in particolare. Ok? Questa è la ragione per cui non è venduta sui mercati internazionali. Ok? Norwegian Age, che cos'è? È stato un programma intensissimo. In questo caso, negli ultimi 2 anni, noi abbiamo investito oltre 400 milioni di dollari nel rinnovare completamente la flotta. Come dicevo prima, una nave del 2010 non è una nave vecchia, però parlando di crociere, parlando di mondo che corre via lontano, è una nave che non riesce più a garantire le stesse necessità per un passeggero del 2017 o del 2015. E allora devi rinnovarla, devi rinnovare i colori, devi rinnovare le tecnologie di bordo. Noi l'abbiamo fatto su 10 navi della flotta, ok? Attualizzando tutte le navi più anziane, portando la Norwegian Jade, che molti di voi conoscono, allo stesso livello della Norwegian Escape, ok? Quindi abbiamo fatto veramente un lavoro invasivo sulle navi per garantire un'esperienza sempre migliore. Come tutte le compagnie, anche noi stiamo investendo tantissimo a livello di nuovi vari, e a breve arriverà la Norwegian Bliss, aprile 2018. Faremo una grande presentazione, quindi spero di avere tantissime agenzie italiane insieme con i nostri partner tour operator a bordo della Norwegian Bliss ad Amburgo ad aprile 2019. Lanceremo la gemella della Bliss e qui si chiuderà la nostra esperienza con i cantieri Meyer. E io lo dico da una parte con rammarico, da un'altra con un po' di orgoglio. Perché? Perché le prossime navi della flotta saranno italiane. Abbiamo commissionato 4 navi a Fincantieri e io che vengo da esperienze crocieristiche anche diverse e anche di approccio proprio alla cantieristica, sono veramente onorato di poter annunciare questa cosa perché oggi Fincantieri è chiaramente un'azienda leader
del settore dello shipping, è un'azienda italiana e noi siamo ben contenti di aver affidato al 100% non solo la costruzione, ma proprio la progettazione di queste unità che dal 2022 al 2025 verranno rilasciate anno dopo anno più un'ulteriore opzione per altre due navi. Quindi, come vedete, Norwegian Cruise Line è in continua evoluzione. Ed eccola qui, la nostra flotta. Flotta che molti di voi conoscono, sapete di cosa sto parlando. È una flotta colorata, è una flotta che oggi appunto ha 15 navi più una nel 2018, 6 meganavi, Epic, Getaway, Breakaway, Escape, Joy e Bliss. Tutte queste navi ospitano tra i 3.000 e i 3.800 e i 4.100 passeggeri. Ovviamente dislocate in aree diverse del mondo, anche l'Europa chiaramente. Sei grandi navi, Norwegian Jewel, Norwegian Dawn, Star, Gem, Pearl, Jade. Queste sono tutte unità tra 2.300 e 2.400 passeggeri, 93.000 tonnellate di stazza, che è la stazza idonea per poter entrare a Venezia. Tre navi classiche, Sun, Sky, Spirit. Queste tre sono tre navi che portano entro 2.000 passeggeri e sono tre navi molto particolari perché gli abbiamo affidato l'esplorazione del mondo, ok? Quindi Sud America, Canali di Panama, tutto ciò che consente o necessita di una navigazione più lunga e di conseguenza abbiamo affidato proprio a queste navi. La Sky è stata pioniere in assoluto per la flotta Norwegian Cruise Line perché è stata la prima nostra nave ad approdare al porto dell'Havana a maggio scorso. Una nave dedicata alle isole hawaiane. Sapete che Norwegian Cruise Line è leader al mondo per quanto riguarda le crociere alle Hawaii e ho visto che ci sono anche dei tour operator connessi. Ricordatevelo, oggi le crociere della Pride of America sono in assoluto la miglior e più facile soluzione per quanto riguarda le island hopping alle Hawaii. Qui avete un po' di immagini, un po' di cose che chiaramente si possono fare a bordo, questo per ricordarvi, no, la totale libertà del nostro prodotto. Acquapark, spa lussuosa, ecco, la spa rimane uno di quei prodotti a pagamento perché chiaramente non è una cosa necessaria, io scelgo se andare o meno alla spa. Abbiamo degli ingressi giornalieri che a seconda della nave variano, ma diciamo che la media è sui $30 per le 24 ore, oppure abbiamo dei pacchetti settimanali. Una cosa molto molto importante, sempre incluso nella quota premium all inclusive, qualora voi andaste a prenotare le cabine balcony spa, in quel caso nel premium all inclusive, probabilmente con un leggero supplemento di costo rispetto a una balcony tradizionale, avrete anche la spa già inclusa nel prezzo. Quindi, se vogliamo fare, per esempio, una prenotazione per un viaggio di nozze e garantire ai ragazzi una vacanza in totale relax, quella sarà sicuramente la scelta giusta. Shop, boutique, ovviamente di tutti i tipi, bowling, mini golf, insomma, tutto quello che oggi su una nave da crociera i nostri architetti riescono a posizionare. Ristorazione inclusa, come vi dicevo all'inizio, fino a tre ristoranti principali alla carte. Alla carte vuol dire che ordino da un menù, ok? Quindi è un aspetto importante. Ristorante, bar, pub 24 su 24, colazione in cabina, buffet, tutti i grill esterni e un ristorante asiatico incluso sempre nella scelta di ristorazione. E poi i ristoranti di specialità. Qui, anche per rispondere a qualche domanda degli agenti che appunto chiedevano i prezzi, ma noi non abbiamo dei prezzi incredibili, ok? Perché un tapanyaki, che è una ristorazione di altissimo livello, vi ricordo che quando parliamo di tapanyaki o di steakhouse, non parliamo semplicemente di un ristorante allestito per essere più carino degli altri. Quando parliamo di tapanyaki vuol dire che noi serviamo aragoste, serviamo gamberoni, serviamo filet mignon, voglio dire, parliamo di una cucina di altissimo livello. E il costo è $29,95 a persona. 29 dollari oggi sono circa 27 euro. Beh, a Milano è il costo medio di una buona pizza e forse un paio di birre. Ok, quindi stiamo parlando di un impatto veramente minimo qualora volessimo decidere di aumentare l'esperienza culinaria. Ok, nessun sovrapprezzo da 100 dollari.
per un accesso in uno dei nostri ristoranti. Ok? À la carte vuol dire invece che abbiamo una scelta maggiore per poter decidere un menu fisso o eventualmente una ristorazione à la carte, il che vuol dire che in una steakhouse io potrei spendere 15 dollari prendendo semplicemente una portata, magari, o magari arrivare a spendere anche 40 dollari a persona perché ho deciso di esplorare in modo approfondito la cucina della steakhouse. Però ecco, nessuna paura, sono piccoli costi aggiuntivi che possono magari in qualche modo cambiare la percezione della permanenza a bordo dei vostri passeggeri. Una cosa secondo me importante e fondamentale parlando di ristorazione sono gli ambienti, le dimensioni. Dov'è che Norwegian è diversa? Le dimensioni. Sulle nostre navi, anche su una nave da 4.000 ospiti, l'ambiente più grande, e parlo di ristorante in questo caso, ospita 350 persone. Okay. Se avete familiarità con le navi da crociera, sapete benissimo che oggi, su gran parte delle navi, per quanto oggi si stiano adeguando, mettendo la pizzeria, mettendo tantissimi posti in più, ma rimane sempre un ristorante principale che ospita almeno 1.300 persone, tutte insieme allo stesso orario. Sulle nostre navi non esiste, anzi, sulle nostre navi è molto facile trovarsi a cena in uno di questi ristoranti più piccoli, molto più intimi, con 60 persone, 80 persone in una nave da 4.000. Questo è l'approccio qualitativo completamente diverso che dovete tenere a mente. In più, se volete aggiungere, e in questo caso è chiaramente a pagamento, lo si può fare durante il processo di booking, sostanzialmente potete anche aggiungere al prezzo di crociera con tutto il pacchetto premium all inclusive, anche il pacchetto dining. In questo modo, con soli 69 euro a persona, diventa un prodotto che non ha realmente più costi aggiuntivi. Ok? Quindi molto, molto facile. Detto questo, siamo sul finire, siamo in coda del webinar. Abbiamo ancora un altro piccolo sondaggio tra un paio di slide, ma è proprio una cosa piccolina. Vi ricordo gli show, ma questo proprio per darvi la differenza, perché tutto questo fa parte del premium all inclusive, cioè fa parte di una vacanza premium, ok? Che non è solamente le bevande, non è solamente il prezzo, è proprio un concetto completamente diverso di approccio alla crociera. E questo lo dico perché pensate sempre a Norwegian come un'opportunità di guadagno da imprenditori, perché il nostro prodotto, anche se domani mattina io me lo auguro, voi doveste vendere 10 crociere Norwegian Cruise Line ad agenzia oggi collegata, io vi assicuro che non andrete a togliere neanche un passeggero, neanche un euro ai due brand principali. Perché se vendete bene il nostro prodotto, se lo proponete bene, andrete semplicemente ad aumentare il vostro portfolio offerta, il vostro portfolio cliente e andrete a guadagnare un qualcosa in più, senza dover spostare passeggeri, senza dover fare la fatica di dire ho un passeggero che ha sempre fatto quella compagnia, lo voglio spostare di qua. Non fate la fatica, cercate un passeggero diverso, un passeggero che può apprezzare tutto questo e vedrete che le vostre vendite con il nostro prodotto andranno per la loro strada. After Midnight, Priscilla, Rock of Age, Van de Flor, questi sono solo alcuni dei grandissimi spettacoli che noi performiamo a bordo. Poi, musica live, blues, jazz, pop, feste musicali dedicate alla musica pop, feste tematiche di tutti i tipi, collaborazioni con le grandi pop star internazionali. La Escape è stata teatro dell'ultimo video di DJ Pitbull. Quindi voglio dire, da un punto di vista generale, Norwegian rimane un prodotto estremamente forte, estremamente divertente, garantendo però un servizio premium. Siamo stati la prima compagnia ad introdurre la cena a spettacolo con il circo sulla Epic, poi esteso alla Getaway, poi esteso a tutte le altre navi, e questa è un'esperienza incredibile. Questa è un'esperienza a pagamento e anche qui è chiaro, dobbiamo avere un passeggero in grado di capire il valore di quel tipo di spettacolo. Le nostre crociere in giro per il mondo, altra cosa importante, quando pensate a Norwegian, andate oltre. Non limitatevi al bacino, da dove parte? Ma partite da Napoli? Ma partite da Palermo? No, noi in Europa partiamo da Civitavecchia, Venezia, Copenaghen, Amburgo e Barcellona. Ma abbiamo il mondo a disposizione. Partiamo da Honolulu, partiamo da Miami, partiamo da San Juan, partiamo da Buenos Aires, da Valparaiso.
tocchiamo papete, partiamo da Seattle. Saremo a Seattle quest'estate con la nave in assoluto più fantastica per la navigazione in Alaska, che sarà la Bliss, pensata per ottimizzare la navigazione in Alaska. Quindi andate oltre, non esiste solo Mediterraneo. Il Mediterraneo sapete come venderlo, avete i prezzi migliori, avete un prodotto europeo in grado di soddisfare qualunque tipo di palato. Pensate a Norwegian come un prodotto internazionale, affidatevi ai tour operator che propongono il nostro prodotto e che sono in grado di impacchettare e di rendere una crociera, diciamo, un componente aggiuntivo di un bellissimo viaggio negli Stati Uniti o in Sud America o in giro per il mondo. Ma pensate oltre. Qui avete una cartina enorme che, come vedete, va dall'Australia fino alle isole hawaiane. A questo punto io direi siamo proprio sul finire, abbiamo praticamente finito, lanciamo l'altro sondaggio. Vedo che il sondaggio va avanti, mi fa piacere vedere le risposte, che vuol dire che il messaggio è passato, comunque sta passando. C'è ancora qualcuno che è convinto che il nostro prodotto sia un prodotto budget, però va bene lo stesso, gli faremo cambiare idea piano piano con magari portandolo a bordo e spiegandogli meglio qual è il concetto di crociera Norwegian Cruise Line. Bene, comunque bravi, vedo che avete capito il concetto. Direi che quasi il 90% ha scelto la risposta premium, che era la risposta esatta. Quindi oggi Norwegian Cruise Line si colloca nell'area premium. Voi pensatela come un prodotto premium e non sbaglierete. E a questo punto andiamo avanti e chiudiamo piano piano il nostro webinar. Perché proporre Norwegian Cruise Line? Prodotto premium all inclusive. Detto per tutto il webinar, vincitore dei World Travel Awards. Siamo stati premiati anche quest'anno come miglior compagnia di crociera ai Caraibi e in Europa. Quindi, nel momento in cui proponete il prodotto Norwegian, state proponendo un prodotto di altissimo livello. Libertà e flessibilità. Nessun orario, nessun tavolo preassegnato, nessuna serata di gala imposta, ruota tutto intorno all'esigenza del passeggero. La più ampia scelta ristorativa sul mare, prezzo chiaro e finito, questo è fondamentale. Entriamo in un'era completamente nuova. Io mi occupo con Renata anche di mercati internazionali e vi assicuro che le tendenze generali nel mondo del turismo, lo sapete, siete agenti di viaggio, frequentate le fiere, frequentate, no, gli ambienti internazionali, la tendenza è questa. È quella di avere un prezzo finito, è finita l'epoca del più. Non serve a niente, un prezzo chiaro e il cliente parte contento. Intrattenimenti al top e un ambiente internazionale. Noi ci teniamo, il nostro equipaggio è internazionale, i nostri passeggeri sono internazionali. Chi sceglie di fare una crociera con Norwegian Cruise Line vuole fare un'esperienza completamente diversa rispetto alla tradizione. E qui i contatti del nostro Sales Team. Renata Pucci, Centro Italia, segue tutte le agenzie online, i tour operator, rpucci@nhl.com, Francesco Paradisi, io collaboro e supervisiono con Renata il mercato italiano, poi seguo il mercato francese, Malta, Cipro, quindi sono quello un po' meno raggiungibile, mi scuso per ogni tanto per essere un po' più ciel di bosco. E fparadisi@nhl.com è la mia mail e mi occupo poi in particolare della parte del Nord Italia. Per quanto riguarda le prenotazioni individuali e gruppi, per chi volesse interfacciarsi direttamente con noi, ma anche semplicemente per informazioni, prenotazioni@nhl.com, gruppi@ncl.com e poi c'è un numero verde. Sembra un numero genovese, ma è un numero verde. Cosa importante, vi ripeto, l'ho detto all'inizio, ma lo ripeto anche adesso. Molti sono i nostri tour operator partner, soprattutto per quanto riguarda il lungo raggio, quindi cerchiamo di
spingere anche da parte vostra, far sì che il prodotto Norwegian Cruise Line venga sempre più proposto anche da tanti colleghi che fanno tour operator sugli Stati Uniti in particolare. Io a questo punto, visto che non mi piacciono le slide di saluti e siamo in un mondo, no, connesso, vi lascio un po' di hashtag da poter condividere, hashtag feel free, hashtag premium all inclusive, only with Norwegian. E punto. A questo punto fate voi, ci rivediamo il 31, ci risentiamo anche un po', ci rivediamo il 31 dove appunto parleremo dei Caraibi, non lo stesso webinar, quindi vi voglio rivedere tutti, vi conto uno a uno, Alessandro, Anna Maria, Antonietta, insomma dovete riessere tutti quanti qui e vi racconteremo il premium all inclusive ai Caraibi. A questo punto io vi saluto, vi ricordo che sono disponibili tutto il materiale, sia il nostro catalogo che è questo in PDF, ma è in spedizione, quindi arriverà in agenzia a giorni, e ovviamente anche le slide della presentazione. Io a questo punto spengo il mio microfono e lascio la parola a Massimo per le conclusioni, ringraziando chiaramente Massimo per la regia, Quotidiano Travel, Travel Open Training, Renata che mi ha fatto da supporto durante la chat, e rimaniamo a disposizione per qualunque tipo di domande e risposte. Grazie a tutti, arrivederci. Francesco, io non so cosa dirti, sei stato un treno in corsa da dove nessuno è voluto scendere, non perché non facessi fermate, ma perché sei stato veramente assolutamente completo. Io ripeto quello che ti hanno già scritto, esaustivo in tutto. Renata è una spalla fantastica, quindi io mi sono permesso solo di inserire qualcosa. Ripeto, c'è la possibilità, come vedete sotto la webcam di Francesco, di poter scaricare le slide e il catalogo ancora per pochi secondi. Poi comunque potete chiedergli direttamente a Francesco, ma più che altro a Renata. Grazie a tutti della presenza, ci vediamo al prossimo webinar e buon lavoro a tutti.